Finalmente nel 1906 a Berlino spiccò il volo e comprò per 2 milioni e mezzo di dollari 1 miliardo e 562 milioni e 500 mila lire dell'epoca. La famosa collezione Oscar Einauer. Poiché tale collezione comprendeva una serie importante di oggetti d'arte, Duven, padre, incapace di resistere alla tentazione, trangugiò anche i quadri. E poiché gli oggetti d'arte della collezione Einauer furono venduti subito magnificamente, Duven poté facilmente persuadere suo padre a lasciargli acquistare un'altra collezione, quella di Rudolf Kahn. La comprò a Parigi grazie a un prestito bancario di 5 milioni di dollari, 3 miliardi e 125 milioni di lire dell'epoca. E poiché suo padre soffriva di depressione alta, di alta, scusate, non gli disse che la collezione era composta quasi esclusivamente di dipinti e di sculture. Il vecchio Duven. Aia. Il vecchio Duvang, tuttavia, non venne a sapere. Egli che non aveva pres presentito l'appetito artistico degli americani, capì che il suo mondo stava per crollare. Poco dopo morì di un colpo apopletico. Joseph Gioli Duve ne lasciò ai figli e a Zio Ari un'eredità di circa 7 milioni di dollari. Quando l'eredità fu liquidata ne rimasero disponibili circa 2 milioni. Tutto il resto fu investito negli affari, da cui Zio Ari riprendeva il 35% e Joseph il 15%. Joseph rilevò in seguito le altre partecipazioni. Acquistandola quasi tutta a credito. Qualche mese dopo la morte del padre, Joseph Zuven comprò senza esitare un'altra collezione parigina, la Maurice Khan, pagandola 3 milioni di dollari. 1 miliardo e 875 milioni dell'epoca. La ditta aveva adesso quasi 10 milioni e mezzo di dollari. 6, 6 miliardi e 562 milioni e 500 mila lire dell'epoca investiti in tre collezioni per lo più di sculture e dipinti di cui Zioheri e i sette fratelli di Joseph si intendevano ben poco queste tre collezioni costituirono la spina dorsale degli affari di Joseph Doven il loro acquisto a quei tempi e la loro vendita graduale nel corso di quasi 40 anni sono stati definiti dai, dai competenti come l'esempio più singolare di investimento a lunga scadenza nella storia del commercio artistico. <coughs> nel 1926 Duve andò in California a trovare un suo vecchio amico e cliente, il signor Huntington. H.E. Huntington. Fu un viaggio memorabile, l'ultimo della sua carriera, in quello stato. Si fece accompagnare da un vagone pieno di roba, per buona parte appartenuta alle collezioni Ainauer e Kahn, e vendette al miliardario americano tutto il contenuto del vagone. È impossibile calcolare quante volte ne moltiplicò i 10 milioni e mezzo di dollari investiti nelle sue prime tre collezioni, ma il guadagno fu certamente enorme. Non molto tempo dopo aver comprato la terza grande collezione, Joseph Duvene, sapendo di possedere il più importante stock di opere d'arte che un commerciante del genere avesse mai avuto, si imbarcò alla volta di New York con l'intenzione di stabilirmi il proprio quartier generale. Zio Henry si accorse una volta di più che la presenza del nipote, se da un lato lo, lo, lo agliettava, finiva però per sconcertarlo. Joseph appartese di farlo sgombrare di nuovo, acquistò un intero angolo di strada. Quello a nord ovest della cinquantaseiesima strada. Con la quinta strada fece piazza pulita e vi costruì un palazzo di cinque piani. Era la riproduzione di un anno del Ministero della Marina di Parigi, edificio per il quale aveva sempre nutrito una grande ammirazione. Questi ricconi avevano tutte le loro fise. Perfino le pietre dovettero essere francesi, importate dalle cave di Saint Quentin e di Cassignol. Il costo totale fu di un milione di dollari. Gioeri era atterrito, ma fu travolto dall'ottimismo e dall'impetuosità del nipote. «L'ho già venduto», le dichiarava Joseph alludendo al suo stock. Tu hai già venduto tutto, ribatteva disperato, ma fammi un po' vedere le fatture. Mi ricordiamo che questo è solo una, un assunto dell'opera principale su, su questo antiquare duvet. Tanto in amore quanto negli affari, Joseph era l'uomo delle sorprese. Nel 1899 si fidanzò con la figlia di Isaac Lewis, ricchissima proprietaria di miniere d'oro nel Sudafrica. Il loro matrimonio avrebbe dovuto celebrarsi a Londra, la zia d'ora, moglie di Zia, Harry. si era qua in Inghilterra per l'avvenimento, accompagnata da una giovane amica molto graziosa, Elsie Salamon. Figlia di un modesto commerciante di tabacchi di New York. Durante uno dei ricevimenti dati in occasione delle nozze, Duven la vide e ne rimase talmente colpita che mandò a monte il matrimonio con la signorina Lewis e sposò invece la signorina Salomon. La loro unione durò fino alla morte di Duven e ebbero una figlia, Dorothy, che andò a sposa a un chirurgo e attualmente vive a Londra. A Londra vive tuttora anche la madre Lady Dudlet.